capi provenienti dai corredi di famiglie spezzine, alcune delle quali negli ultimi anni hanno incrementato il patrimonio tessile del museo con preziose donazioni. L'esposizione, curata da Rossana Piccioli con la collaborazione di Valerio Cremolini, si snoda attraverso un percorso cronologico che fino agli anni 50 del Novecento. La mostra documenta anche una particolare dimensione, che era quella femminile, antica, tradizionale, che poi si è mantenuta fino a tutto la prima metà del Novecento, che era quella della costruzione del corredo. Quantificarlo in termini di denaro è difficilissimo, perché era una vita di lavoro, perché dai 5 ai 20 anni, ai 18 anni era veramente un tempo lunghissimo. In vetrina abbiamo molti esempi di questi corredi realizzati da queste giovani del nostro territorio. Le tante famiglie che fanno donazione lo fanno volentieri, perché hanno scoperto che l'etnografico è un museo che appunto sa conservare, ma non in maniera statica, ma in maniera dinamica, e quindi far conoscere meglio la storia della nostra città. Ecco, quindi un ringraziamento all'etnografico e un ringraziamento alle famiglie spezzine. C'è una gamma tale di punti che anche qui il riferimento va ai linguaggi dell'arte, che sono ovviamente numerosi. Sono inoltre previste, su prenotazione, visite guidate per le scuole e nel mese di marzo una conferenza che si inserirà nel ciclo di incontri mensili che il Museo Etnografico intende consolidare come appuntamento fisso col pubblico. La mostra si potrà visitare al Museo Etnografico Podenzana, in via del Prione 156, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12:30 e venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19.